Illuminati. Siamo in speciale l'argomento, ormai chi ci segue lo sa, ogni volta un argomento diverso, monotematico. Parliamo di tante cose, di solito, auto d'epoca, medicina, musica, omeopatia. Quest'oggi parleremo di fotografia, non volendo ho fatto la rima con omeopatia, ma non era questo da me voluto. Parliamo di fotografia e di un fotografo vero, perché oggi, beh, insomma, boccaccia mia, state zitta. Luigi Angelica, ben arrivato qua in studio quest'oggi, sì. Con il quale parleremo non solo di fotografia, ma anche di come imparare a fotografare, di come poter diventare fotografi, perché questa è una cosa, è un'occupazione della quale Luigi si interessa molto e al quale piace molto, e questo non è da tutti, divulgare la sua esperienza alle persone che vogliono partecipare ai suoi corsi, vero Luigi? Sì, infatti. Questi corsi che vengono. Corsi, ma più che altro avvenimenti in particolare rivolti alla fotografia, da dove sia i giovani, sia anche coloro che si reputano anche un pochino più esperti, possano attingere informazioni non solo tecniche, ma anche culturali. Perché per diventare un buon fotografo occorre la tecnica, sì, ma anche tanta cultura adeguata per fare cose veramente piacevoli e interessanti. Che staccano un Cosa po'. che oggi vedo, ovviamente colpa della grande diffusione di Facebook, dei social, tanti si sono abituati a produrre cose scadenti. E Fai da quindi, te, sì, fai poi da fai te. da te. Il fai da te che può andare bene, per carità, per certe cose, ma comunque a volte ci vuole un po' la mano del professionista. Ora, in quanto a pubblicare le foto sui social, vabbè, lasciamo perdere, però quando si tratta di volere una foto che rimane un pochino, un ricordo, un qualcosa che deve rimanere nel tempo, insomma, ci vuole la mano del professionista. E in questo caso Luigi Angelica ha molto da dedicare, da passare, da demandare alle altre persone che partecipano ai suoi corsi. So che in questo periodo stai organizzando una cosa per le vie della città, in questo caso in Borgo Sì, Cappuccini, Borgo. e non è solo una foto, ma è proprio una specie di storia che vuoi creare. Sì, i ragazzi giovani, insomma, che si sono iscritti, non solo anche persone più anziane, cioè la fotografia è aperta a tutti. E Certo. questi avrebbero il compito di svolgere, di raccontare con la fotografia. Perché una foto sola ben fatta, molto bella, fatta all'eccelso, può raccontare delle storie dentro. Uno la guarda e dentro ci trova e Quello naviga che, quello certo, che la sua personalità come un entra quadro dentro. del Però è resto, una storia che è suggerita. Se la certamente, guardo io ci trovo una una storia, la storia, guardi te ce ne trovi un'altra. certo. Quando invece sono obbligato a raccontare la vera storia con una serie di fotografie, allora a quel punto la storia è quella, non si Non si scappa, perché io ho scappa. davanti 10-15 immagini che mi Con un filo raccontano un filo conduttore. conduttore, è proprio il tema. La prima foto mi deve dare un significato, si aggancia alla seconda, alla terza, alla quarta, con Certo, un finale, con un proprio un finale. tema come quando si faceva alle medie. La E professoressa in dava. quante foto? Normalmente le foto non superano le 20, le Le 20 fotografie sono forse quasi il massimo, se poi necessita una foto in più ci si mette anche la 21esima, 20. Bene, insomma, bene, accetta. come a volte può bastare anche 7-8 foto per dare un messaggio preciso. Dipende anche un pochino dall'argomento, Sì, forse. dipende dall'argomento che la persona si impegna A a realizzare, a documentare. documentare. E quindi in questo modo il fotografo rimane impegnato per un certo periodo di tempo, perché a volte per realizzare queste cose non si fanno in una giornata, ma si realizzano
in un arco di tempo a volte anche abbastanza lungo. I libri che faccio io, anche questi sono racconti fotografici. Certo. Che è chiaro, sono molto più complicati, ci sono dei testi, però dentro c'è una storia. E questa storia, per portarla a termine, a volte mi passa un anno e mezzo. Quindi sono bisogna lavorarci bene, sono molto impegnativi. Per avere il risultato dovuto, insomma. E ne hai pubblicati diversi, perché sì, diverse volte li ho anche presentati io. E sono dei bei documenti che rimangono. Che rimangono sulla città, rimangono... La storia, alcuni libri già fatti qualche anno fa, sono diventati, diciamo, storici, nel senso che molte foto interne non esistono più, sono angoli che sono stati cambiati, si sono evoluti, e quindi le immagini fra chissà quanti anni rimarranno e si ricercheranno. Vedi, nel 2024, nel 2023, questa era l'angolo di Livorno. Questa che abbiamo alle tue spalle, bellissima, che se non erro riguarda il fosso di sì, Livorno. Sì, questa è la parte lì, questa foto l'ho fatta dalla cantina Ovo Sodo, che guarda su verso... Piazza della Repubblica. Poi si devia e si va proprio sotto. Si vede in primo piano un barcone bellissimo. Sì. Ed è un quadro, Sì, perché questa è una foto che è sull'ultimo libro che ho realizzato, però non così trattata. Questa è stata fusa, la foto originale, insieme a un riflesso sul fosso. Quindi che è sempre acqua, siccome si parla di acqua in questo libro. Infatti e allora facendo delle sperimentazioni, perché la fotografia vuol dire anche sperimentare, certo. È venuto questo effetto che mi è piaciuto tanto, e allora molte delle foto le ho trattate in questo modo, organizzando una mostra fotografica che è stata alla COI, ha girato già un po' per la città. E ha avuto un grande successo. Alcune che sei venuto foto... anche qua, da sì, noi. Infatti l'abbiamo fatta vedere anche qua. Che sono foto veramente stupende. Sono foto e si adattano molto anche per arredare. Gli angoli di Livorno ti ispirano molto? Sì, Livorno è una città che offre tanto al fotografo, rispetto ad altre città che una volta uno le ha visitate e fotografate e si ferma un po'. Livorno offre tanto, effettivamente offre tanto al turismo, a turismo non solo delle navi da crociera, ma anche da turisti limitrofi che vengono, li trovo spesso a Livorno, tanto per menzionare zone di Pontedera, Pisani, insomma, non per Pisa, io non... C'è questa ossa fra Pisa e Livorno, ma ormai secondo me è superata. I nostri quindi cugini. Vedo che tanti vengono a Livorno perché gli piace Livorno, è una città aperta, il mare, ma anche le piazze sono ampie, sono grandi. Abbiamo Piazza della Repubblica, vero, enorme. Poi c'è questa affabilità del livornese, insomma, che piace tanto, e quindi è una città attira che piace. Attira le persone, e mentre... Livorno fa di tutto per non attirarle, le persone non si sanno bene perché. Poco rispetto anche un po' per la città, insomma, se la curassero, perché dipende anche proprio dal cittadino, anche le amministrazioni sarebbero avvantaggiate un po'. Sicuramente. Però insomma è una città che offre con la fotografia, infatti e questo per è aver quasi fatto impensabile, 13 libri, 13 libri sulla città di Livorno, ma poi sono libri che insomma sono anche belli, corposi. Senti Luigi, delle foto, appunto abbiamo parlato delle foto di oggi, delle foto moderne, delle foto che sono fatte tutte in digitale. La tua opinione, so che metto un dito nella piaga. Ma diciamo l'evoluzione che c'è stata fra analogico e digitale è stata rapida, quasi forse, incredibile. Infatti anch'io a volte ero titubante, ho detto sì, il digitale sta avvenendo, ma senz'altro piano. Ci si accompagnerà lentamente. Infatti anch'io all'inizio ero titubante a vendere tutte le attrezzature analogiche, finché vidi che invece la corsa stava veloce. E allora anch'io mi sbrigai a fare un mutamento,
vendere tutte le attrezzature, adeguarmi, computer, mentre alcuni miei colleghi gettarono la spugna e si sono arresi. Io invece no, forse perché ce l'ho nel sangue, sì. Questa grande forza di andare veramente avanti. Piace fare la E poi perché dovevo abbandonare la fotografia, che è una cosa che sentivo sì forte. È la tua vita. La e allora mi sono attrezzato. Quanti anni sono che fai fotografia? Ormai avevo 16 anni. Ecco, non facciamo conti. Quindi da 16 a oggi sono passati tanti un po' anni. Di anni. Un bel po' di anni. E vuol dire passati. Che proprio l'hai nel sangue, perciò e non è una cosa. E quindi anche ora mi sto dando tanto da fare. E fai molto bene. Molto bene anche perché se a volte certe cose non vanno per il verso giusto, però insomma, ogni tanto la grande volontà fa più che altro di comunicare ai giovani qual è la vera fotografia e la vera passione, perché tanti fotografano ma bisogna fotografare con la macchina fotografica, diceva Cartier-Bresson, occhio, testa e cuore. Se ti mancano di queste la foto comincia a essere. E poi bisogna fotografare con la macchina fotografica. La macchina fotografica, che è un occhio diverso da quello, quindi ti devi abituare a avere questo rapporto fra occhio e obiettivo. E obiettivo, sì, infatti. E poi ci sono anche degli accorgimenti sì, diversi, poi oggi devi regolare. Mentre prima con l'analogico la cosa era un po' più tranquillizzante, nel senso era quell'andamento, più di quello non si poteva fare, anche se tanti fotografi nella storia, addirittura della fotografia, anche con l'analogico avevano già elaborato in camera oscura, miscelato, insomma avevano fatto delle elaborazioni molto interessanti e sono rimaste nella storia. Oggi con il digitale tutto questo è diventato molto più semplice, anche per il professionista è diventato semplice, più facile, perché certe cose prima le dovevi proprio scintillinare, studiare bene. Questo a scapito della qualità o no? No, la qualità c'era anche prima. No, dico oggi. Oggi no, se uno usa tutti i mezzi a disposizione bene, la qualità c'è. Esce. Specialmente nelle forme pubblicitarie, in cui si può ritoccare, dare il riflessino alla bottiglia del vino, insomma tutte queste cosettine. Beh, perciò non sei, contrario. No, non sono contrario, specialmente per il professionista che ne può trarre molti vantaggi, perché prima era un po' più difficile. Insomma, elaborato. Per fare una cosa che avesse l'aspetto del movimento bisognava essere veramente esperti. Oggi lo fai molto più facilmente. Però tu l'hai sempre fatto. Però io ho imparato da prima e quindi ora so cos'era prima la camera oscura, tutte queste cose. Certo. E oggi sono un po' avvantaggiato anche nell'uso di Photoshop, perché poi era quello che si faceva in camera oscura prima. Mascherare, concentrare, illuminare più da una parte, dare quei ritocchi che oggi si fanno con Photoshop e sono, diciamo, necessari, come erano necessari prima, sono necessari anche oggi. Ora. Adesso facciamo un salto indietro con una chicca che mi ha portato oggi Luigi, che ringrazio veramente perché questo è una cosa alla quale tengo moltissimo e tiene molto anche lui ovviamente, perché questo è il primo libro fotografico Rocce di Calafuria, pubblicato da Luigi, dove si vedono le rocce di Calafuria nella loro bellezza, nella loro stranezza, nelle quali ha saputo cogliere veramente l'animo delle rocce. Ora vediamo un attimino il libro, eccolo, in carta patinata, comunque sono veramente molto belle, si vedono. E allora, come è nato questo primo libro? Questo libro, che risale al 2002, ecco, quindi sono già passati tanti anni, era, diciamo, nato con l'idea che, accostandomi ai colleghi di altre città che realizzavano libri sulle città in cui vivevano, aiutati dalle amministrazioni, insomma, perché erano cose che documentavano la città, dissi, no, perché non fare qualcosa anch'io su Livorno? Mentre intanto facevo tutt'altro lavoro, facevo fotografia pubblicitaria, industriale, però era una cosa che
mi piaceva, amavi. Che amavo. Quindi, visto che gli altri colleghi avevano successo, ho detto, beh, provo anch'io. E quindi misi, siccome sulle rocce ci andavo spesso, a godermi questa tranquillità in momenti di relax, e quindi feci una serie di immagini messe in archivio in alcuni anni. E poi dissi, vabbè, allora a questo punto sono immagini particolari, vediamo se si fa un libro. Si fece una cosa, si propose, cioè lo proposi insieme a una tipografia, ma il campo non era fertile al giorno, molto, diciamo proprio, era da arare ancora, era la terra proprio arida, quindi ci fu una grande difficoltà, finché Belforte Editore mi disse, Luigi, questo lavoro mi piace, te lo pubblico io. E io, contento e felice, che qualcuno pubblicasse questo libro. E quindi ci si mise in moto e fu fatto questo primo libro, che è un libro nato nell'analogico, ecco, quindi con tutte foto fotografie analogiche, di diapositive. E foto analogiche. Infatti, adesso sì. Però abbiamo, ovviamente vogliamo farne... godere anche agli amici telespettatori di queste immagini, anche perché di questo libro non si trovano più. No, copie. È un libro esaurito, alcune copie che me le conservo gelosamente, una me ne sono liberato, diciamo, per regalarla ad Anna. Liberato. Che siamo diventati molto amici e quindi glielo do veramente col cuore. Ringrazio te e anche tua moglie, sì, che conosco molto bene e che so che questa cosa gli farà molto piacere, sì, perché sì, ci tiene alla nostra conoscenza e alla nostra amicizia, diciamolo una volta ogni tanto, anche davanti alle telecamere. Vediamoci un filmato che è tratto da questo libro. Thank you.
che dire, una suggestione incredibile. Luigi, hai creato un'atmosfera... Sì, perché poi il bello di queste rocce che cambiano colore proprio, non sono tutte del, solito, sono tutte colore. Del solito colore. E al calare del sole della luce, cambiano, addirittura diventano assolutamente quasi rosse. Rosse, ho visto, ma poi hai saputo cogliere gli spruzzi del mare, i denti di lupo, che come si chiamano a Livorno, sì. Quelle cose strane che stanno attaccate agli scogli. Ma veramente uno spaccato di Calafuria che magari nemmeno chi ci va al mare si rende sì, conto. No, tanti, è una perla della nostra città. È una perla, sì. È una perla, un fiore all'occhiello, sfruttato appunto dai livornesi per il mare, sì, e sì. Quindi è presa d'assalto come spiaggia libera. Spiaggia libera. Però è assaporato tanto anche da gente che viene di fuori, certo. E da tanti fotografi che io trovo spesso, che vengono apposta, addirittura da alcune parti dell'Adriatico. Una volta ci ho trovato persone, fotografi, che sono venuti sabbia a fare una girata e quindi qui si sono trovati con un paesaggio e un qualcosa in che... In Adriatico hanno le triglie bianche, sì, scolorite, sì. E sabbia. E quindi trovarci questo paesaggio effettivamente... Non ce ne vogliono gli amici che ci seguono dall'Adriatico, però lo scoglio è un'altra cosa, è tutto un altro mondo. Luigi, io veramente ti ringrazio di essere intervenuto qua oggi a questo mio speciale L'Argomento, di averci portato queste immagini così suggestive, con la speranza anche che servano un pochino a dare una spinta proprio anche al... restare qua in Italia, ma dove andiamo, sì, sì. In giro con l'aereo, ore di aereo? Abbiamo tante cose belle, tante. Anche in una città come Livorno, che è una cittadina poi in definitiva, però può offrire questi paesaggi, bisogna saperli cogliere, bisogna averci l'occhio giusto e si trovano dei tesori, veramente l'Italia è tutta bella. Grazie Luigi. Grazie a voi di essere intervenuto. Ospitato. Alla prossima. E di parlare di fotografia, che per me è una passione. È una passione innata. Una passione innata, e quindi ben volentieri. Ben volentieri. E grazie agli amici che ci hanno seguito. Al prossimo speciale L'Argomento. Bye.